via Roma, salotto di Treviglio della Geradadda. Chi si sarebbe immaginato di trovare un cartello Fittasi in via Roma? Beh, sai, al di là della tua premessa e della tua domanda, credo che nessuno immaginasse nulla di quello che è successo così velocemente in questi ultimi mesi, in questo anno. La realtà è questa, quindi oggi più che continuare a considerare quello che sappiamo, bisognerebbe pensare a quello che speriamo o che vorremmo poter fare per tornare ad una situazione un po' più consona a quella che è a Treviglio. Quindi commercio, continuare il commercio o cambiare, non so, ci sono per esempio delle imprese immobiliari che stanno totalmente cambiando settore, cioè dalla costruzione vanno ad internet. Cioè, nell'abbigliamento cosa sta succedendo? No, anche nell'abbigliamento succede, perché comunque come tutti è chiaro che hai detto la parola giusta, internet è comunque una delle condizioni che ha contribuito a cambiare il modo di pensare, di comprare, l'approccio di tante cose. È chiaro che anche i nostri negozi si muovono su internet come prima, però come prima, scusami, come non è stato fatto prima, però è un peccato pensare che le nostre attività, la nostra storia, noi che magari ci siamo da tanti anni, qualcuno da meno, non possano continuare a fare questo lavoro come l'hanno fatto negli anni precedenti. È chiaro che i presupposti sono cambiati, questo è fondamentale ed è necessario che tutti lo capiamo. Senta, parlando con un commerciante della via Roma, diceva, vabbè, insomma, abbiamo da 20 anni che facciamo l'isola pedonale, forse in un momento di crisi come questa bisognerebbe ripensarla, perché vendere le sigarette, vendere il caffè, vendere la piccola merce è utile far rifrequentare il centro, perché uno non parcheggia per andare a bere il caffè, quantomeno se non deve trovare gli amici, quindi aiutare a frequentare più il centro diminuendo le ore di chiusura del centro. Ma allora, tu sai, 20 anni fa l'abbiamo un po' vissuta assieme, spalla a spalla, non tanto perché si potevano condividere le idee o meno allora. Però l'isola pedonale era già nata male 20 anni fa, voluta così grande, con le solite promesse che leggi ancora oggi sui giornali, perché a Napoli parlano delle stesse cose, quindi arredo urbano, navette, tutte queste belle cose che comunque non sono mai state fatte, non c'era la possibilità, la volontà, io non lo so. Perfetto, anche qui il passato è passato. Oggi, a distanza di 20 anni, l'isola pedonale ha finito, così come è stata concepita, pur sbagliata, ha finito i suoi effetti, è cambiato il mondo, sono cambiate le cose, è cambiato il commercio, continuiamo a dirlo, deve essere cambiata quest'isola pedonale. Come tutte le cose, dopo 20 anni uno potrà riconsiderare di pensare a una cosa che sia sempre un'isola pedonale, ma migliorata, diversa, più bella, più brutta, non lo so. Comunque oggi è obbligatorio pensare a un'altra cosa. E voi come azienda cosa state pensando? Ma sai, i pensieri sono tanti. Comunque, intanto noi siamo tra quelle aziende che hanno scelto di raggruppare le nostre forze, perché costi e tutto quello che sappiamo hanno costretto anche noi a pensare di in maniera diversa. Per ora noi pensiamo che la professionalità, offrire un certo tipo di servizio, soprattutto continuare ad offrire un po' di esclusività nel nostro campo, sia una delle armi che ci possono permettere di proseguire il nostro cammino. Non dimentichiamo una cosa, che ci sono anche dei flussi e delle abitudini mentali che purtroppo cambiano. Per 20 anni Treviglio è stata comunque nella testa della gente, la freccia della direzione della gente veniva verso Treviglio perché c'erano le condizioni per farlo. Oggi, ma non solo per Treviglio, noi abbiamo i negozi a Crema, abbiamo i negozi a Monza, ci confrontiamo anche con la voglia della gente di muoversi purtroppo verso i grossi centri, quindi i siti commerciali, gli spazi, gli outlet, la grande città che comunque in qualche maniera per i giovani offre tanto di più. E quindi questa è una delle cose che va tenuta in considerazione quando si dovrà rivedere un po' tutto quello che deve essere fatto a Treviglio.